L'ANPI, l'Associazione dei Partigiani Italiani, nell'anniversario della marcia su Roma, a Pescara ha rimesso in primo piano la Costituzione. Il senso di questa manifestazione è difendere la nostra carta costituzionale. Poi tu mi chiedi se è a rischio. Io mi auguro di no. Perché una delle cose che non è questa piazza, lo voglio dire in maniera assolutamente chiara, non è un comizio o una manifestazione contro il governo che c'è adesso. Hanno fatto delle dichiarazioni, ne abbiamo preso atto, fermo restando che per noi non è sufficiente, perché dichiararsi non fascisti non è la stessa cosa che dichiararsi antifascisti. La Costituzione nasce antifascista, ogni singolo articolo è l'esatto contrario di quello che è stato il fascismo. Nello stesso giorno l'Aquila si è risvegliata tappezzata di fasci littori. Goliardia penso che sia il caso di metterla da parte come parola, perché quando si parla di queste cose qui non è mai una goliardia, soprattutto nel centenario della marcia su Roma. Anche in passato ci sono stati casi che non si sono fermati alla goliardata, come la vogliono chiamare, dell'Aquila o quella di Roma sul Colosseo, ma si è andati oltre. Qui a Pescara ne conosciamo qualche fatto che è successo nei confronti di alcuni ragazzi durante il Pride. Sappiamo che i nostri manifesti del 25 aprile sono stati imbrattati con una svastica, quindi basta parlare di goliardia. In piazza Sacro Cuore ci sono tante bandiere tricolori, molte però sono della comunità iraniana, che così racconta la sua tragedia. Io mi chiamo Shahed Sholeh, finora sono stati ammazzati almeno più di 400 persone. La resistenza iraniana ha dichiarato, ha pubblicato nome, cognome, località e come sono stati ammazzati più di 260 di queste persone. Perciò da oggi ogni giorno sarà cerimonia di uno di quelli e il regime non riesce a proprio scappare della rabbia del popolo.